Bella ragazzi, siamo qua tornati in un nuovo video. Oggi reaction di Sampdoria-Napoli. Oggi si gioca una partita importante. Dopo la sconfitta di Inter-Napoli si gioca di nuovo il campionato da Sampdoria. Perciò oggi ragazzi bisogna vincere assolutamente per stare sempre per il primo posto e combattere per lo scudetto. E niente, adesso prima di andare a vedere il primo tempo di Sampdoria-Napoli andiamo a vedere sempre le formazioni, perché Spalletti cambierà sicuramente qualcosa dopo la sconfitta contro l'Inter. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali di Sampdoria-Napoli. Allora, per il Napoli gioca Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Anguissa, Osimhen, Politano e Calhanoglu. Perciò ragazzi, questa è la formazione del Napoli, cerchiamo di fare tre punti importanti perché alla fine la Sampdoria poi si deve salvare, non ci concederà tantissimo in questa partita, perciò adesso vediamo al primo tempo cosa succede, dobbiamo vincere contro una squadra che sta quasi per retrocedere e si vuole salvare, perciò adesso puntiamo a vincere per questo scudetto di quest'anno. Dai ragazzi, c'è un primo tempo di Sampdoria. Ragazzi, c'è questo tempo. Dai, speriamo che Calhanoglu segna stasera. Dai. Anche tu. Possibile il penaltista. Vai. Ci stiamo subito con il VAR, vai. Raga, con il fine alla fine. Questo è il rigore. Rigore per il Napoli! Subito! Si inizia bene! Il napolitano dal dischetto, vediamo! La verità è il napolitano! Ma come vado? Ah dai! Ma come si fa? Ya raga! Come si fa a prendere palo? No, in questa occasione stiamo sfruttando, però dai, lui quello di prendiamo il palo. Ah ragazzi. Gol! Osimhen! Ve l'ho detto che segnava stasera Osimhen, io ve l'ho detto! Osimhen! Dai! E Victor! Dai! Azione gol, cross e Osimhen in mezzo, subito! La Pantera si risveglia! Dai, noi ci crediamo sempre! Dai, ora così! Che azione, bella! Sempre cross di Mario Rui, Mario Rui comunque assist per quest'anno, Cavolo, nel mio assoluto, 10 gol per Osimhen! Ma vai, cavolo! Tira! E tira! Ma che fa? Buone, 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 zucchero in quella chiste! Buono! È fallissimo! Questa espulsione! Bellissimo questo, Bravo! Bravo! Sotto la doccia, in 40 minuti di gioco, vai! Vai, vai! Osimhen! Accelerazione Osimhen ha fatto, Mamma, come sei andato ragazzi? Benissimo, bellissimo sto giocando, E questo diretto? A casa? E tu la doccia di con, vai, ciao! Ma che prima chi sta dentro? Ragazzi, c'è qua il primo tempo. Ragazzi, c'è qua il primo tempo di Sampdoria-Napoli. Tutto ciò che Napoli ha fatto una bella partita. E niente, adesso c'è il secondo tempo. Che dire, un bel Napoli. Tante occasioni, però niente. Il secondo gol, ci siamo mangiati un po' di gol che dobbiamo fare, sicuramente. Sicuramente Calhanoglu poteva fare qualcosa in più in questo primo tempo. Osimhen è migliore in campo per questo primo tempo. Giochiamo così anche per il secondo tempo, perché stiamo facendo una bella partita. Però ogni occasione bisogna metterla dentro, non dico tutte, però almeno qualcuna che abbiamo fatta tantissime e doveva entrare qualcuno in porta. Perciò adesso siamo al secondo tempo, facciamo questo secondo gol che non ci basta l'1-0 a Genoa, ci basta anche il 2-0. Perciò ragazzi, adesso andiamo per il secondo tempo, di Sampdoria-Napoli, ci vediamo per il secondo tempo. Ragazzi, sarà il secondo tempo di Napoli, dai. Vediamo questo secondo gol se riusciamo a farlo, dai. Ma dopo
Uwaga scenariusza, że powiedzmy z Napoli wywrócił się do rektora. Będzie relegowana do Srebra, no bo to... Rigore. Secondo rigore per il Napoli. Speriamo non sbagliare anche questo, no? Dai. Ciao, 1-0 fino alla fine. Mamma mia, realmente il rigore. Grande Elmas. Realmente, buttiamo sto pallone lì. Adesso vediamo sta partita così. Dai, dai. Penso che giocare. 2-0. Ragazzi, c'è qua la partita. 2-0 Napoli. Che dire, grande Napoli in questa partita. Migliore in campo per me Osimhen ed Elmas, veramente hanno giocato bene. Comunque per Napoli, bel gioco, ci siamo ripresi finalmente. Non veniva 2-0 perché abbiamo fatto tante occasioni gol e 2-0 non veniva, poi abbiamo il rigore e gol di Elmas. Niente, adesso ci aspetta la grande partita venerdì contro la Juve. Quella è una bella lotta a scudetto, se vuol dire così, perché poi bisogna vincere con la Juve per andare a 47 punti. Ancora andare avanti per la classifica. E niente, per questo video lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, un bel Napoli, continuiamo così per vincere questo scudetto quest'anno, dai. Sampdoria comunque è un po', diciamo, in difesa, non ha giocato al massimo, perché poi Napoli Osimhen ha giocato una bella partita. Comunque noi ci vediamo venerdì con la prossima reaction con Napoli Juventus. Ciao ragazzi!